non sono qui per suonare, ma sono qui per parlarvi del Nalight Mix Panel 60. Un pannello che abbiamo già in parte visto, perché abbiamo visto il suo fratello maggiore, abbiamo visto il Nalight Mix Panel 150. Vi lascio in descrizione il video, appunto. Anche perché in questo specifico video andremo un po' più veloci su quelle che sono le funzioni del complessissimo, non in termini di difficoltà di utilizzo, ma del vastissimo menu di utilizzo. E non sono solo, con me c'è Giulio Bottini, direttore della fotografia, che si occuperà di raccontare, appunto, e di farci vedere nello specifico il principio di funzionamento di questo stupendo mezzo di lavoro. Allora, Giulio, velocemente, io direi di vedere una panoramica intanto delle funzioni principali del pannello, come è costituito, e poi darci una panoramica di quelle che sono appunto le voci di menu e come vengono utilizzate. Ripeto, molto veloce, perché chi vuole poi approfondire questa serie di funzionalità può vederle nel Mix Panel 150. Sì. Allora, no, come hai detto, il Mix Panel 60 è praticamente il fratello minore del 150 che abbiamo visto, quindi andremo un pochettino più veloci, perché il menu è lo stesso, le funzioni sono le stesse. Le andiamo comunque a ripercorrere, così almeno chi non ha visto l'altro ha un'idea di che tipo di luce si tratta, che funzioni ha. Poi, se vuole andare a vedere il singolo effetto, i singoli parametri dell'effetto, c'è il Mix Panel 150 che spiega nel dettaglio ogni effetto. Quindi iniziamo. È un pannello, la differenza che possiamo vedere è che questo qua lo stiamo usando a batteria, perché va con le U-mount come il 150, però questo va con le classiche 14 volt che probabilmente molti avremo, perché ci alimentiamo o altri LED o la camera. Quindi mentre possiamo il 150 dire se... andava con va con le V-mount, ma da 26. Quindi diciamo che abbiamo un vantaggio, un pannello più piccolo, ma il vantaggio di avere batterie che magari abbiamo già nel più nostro... comuni senz'altro, più comuni senz'altro. E la durata delle batterie abbiamo prima usata, e con una da 150 a una 190 mi sembra che è durata un'ora e mezza, quasi 2 ore abbondanti, quindi comunque dura molto. Apriamo e chiudiamo parentesi, tra l'altro il 150 lo stiamo vedendo qui. Sì, dovrebbe essere inquadrato, cioè un pezzettino si vede col softbox e il grid. E va bene, allora in breve facciamo una spiegazione di che luce è. Questa è una luce che ha tre modalità, possiamo dire. Sì. Perché ha una modalità hard light, una modalità soft light e poi c'è una modalità color che RGB. Si può gestire in due modalità diverse, una RGB e una HSI. La modalità, diciamo, principale, che forse è quella che ha un utilizzo maggiore, anzi sicuramente, è quella che qui nel pannello è chiamata CCT, che ti permette di selezionare la temperatura colore che va da 2007 a 7500 Kelvin. Quindi stesse temperature del fratello maggiore. Assolutamente sì. E c'ha tre controlli manuali qui. Il primo a sinistra praticamente controlla sempre, è sempre il dimmer, quindi controlla l'emissione luminosa, la potenza del pannello. L'emissione della luce. E poi nella modalità CCT, sia hard che soft, che poi adesso vedremo velocemente, c'è anche un terzo parametro che è il green e magenta shift, che permette di correggere o allineare o ad una camera o ad altre luci di marca, ad altri pannelli, magari modelli diversi, correggere lo spostamento sul verde o sul magenta a seconda delle necessità. Abbiamo detto che ci sono due modalità, una è CCT hard, che è quella che stiamo vedendo adesso, che utilizza dei LED che sono sparsi su tutta la superficie, diciamo, del pannello, e poi c'è un'altra modalità soft che invece utilizza una strip praticamente che sta sui bordi del pannello e permette di avere una luce molto softbox, più morbida, e infatti è un soft, si chiama proprio soft, che simula un softbox. C'è anche il softbox come accessorio ausiliare opzionale, che poi vediamo. E diciamo che l'output che si ha tra hard, che è, diciamo, il massimo della potenza, e soft, c'è una differenza di circa due stop, un paio di stop. Ora controlleremo, col Mix Panel 150 era di due stop,
esattamente quanto c'è anche con il softbox, quindi l'effetto è molto simile. L'effetto è molto simile e non perdiamo ulteriore luce sì. rispetto a quanto ne perderemo con un softbox. E faccio vedere velocemente, passiamo da hard a soft, siamo al 100%, quindi la differenza c'è. Chiaramente abbiamo la possibilità di avere con un tocco di un tasto praticamente la possibilità questa di possibilità ammorbidire di la luce. E quindi come se montassi un softbox praticamente in un frammento. Praticamente sì. E, così come per il fratello maggiore, anche qui abbiamo la modalità silenziosa, giusto? Esatto. Allora, andando sul menu, la prima voce è proprio Lighting Mode che ci chiede in che modo vogliamo lavorare, perché... Immaginiamo di trovarci in una condizione del genere, un concerto di musica classica che chiaramente può diventare un complesso per i microfoni magari messi in un set del genere, quindi questa potenzialità che Nanlite ha implementato sui propri LED è molto importante, piuttosto che sul set di un film. Sì, sì, assolutamente, dovunque la ripresa audio dal vivo è presente, ma soprattutto dove le luci devono essere vicine al soggetto magari che parla o vicino al microfono, chiaramente il rumore della ventola può diventare un problema, quindi certo. C'è questa modalità che ti permette di passare di passare alla modalità silenziosa. Chiaramente c'è una riduzione dell'output, che però non è una cosa... è circa uno stop, sì, cioè è circa uno stop, quindi probabilmente anche con i microfoni a capsula che abbiamo si sente la differenza, non lo so, poi vediamo. Comunque la differenza è praticamente silenziosa adesso, il LED non emette nessun sì. rumore. Vabbè, torniamo in modalità però normale e passiamo al menu successivo. Allora, ormai tutti i pannelli, come abbiamo detto pure per il 150, quelli nuovi, la maggior parte hanno... Tolgo il rosso perché in camera il rosso non si può vedere, quindi passiamo un'altra cosa. Però fa molto artistico, dietro oddio. Un pianoforte ci può stare. Siamo su un verde acqua così e abbassiamo le dimmi. E che dicevo, praticamente l'RGB ormai, set di videoclip, si usa tantissimo. Quindi anche questo pannello, come il 150, ha delle modalità per scegliere un output di luce colorata, non soltanto cambio di temperatura colore tra 2007 e 2005. E ci sono due modalità, cioè la prima che incontriamo nel menu è Use Saturation e Intensity. Praticamente c'è sempre il dimmer, quindi il primo comando è quello sì. che ti permette di regolare la potenza della luce. E poi, mentre quello che veramente fa la differenza, comunque quello che comanda l'output del colore, è quello che viene chiamato Hue, che parte da 0 e arriva a 360, che quindi sono affronta e copre tutto il range di colori. Esatto, sono i 360 gradi della ruota dei colori che vediamo, ma pure nei programmi di color, di sì. Per semplificare, no? E quindi permette di girare da 0 a 360. E poi, oltre a questo, c'è un altro comando molto importante, che è quello della saturazione. Certo, quindi più o meno saturo, che parte, esatto. Come in questo caso, chiaramente riporta la luce quando standard a desaturata. A 5600 Kelvin, quando saturazione è a zero. Oh, questo non ha nulla a che vedere con la seconda voce di menu, che invece ci dà la possibilità di scegliere i colori secondo... L'altra voce è RGB, White, ti permette di selezionare in modo perfetto un colore, una tonalità di colore. Tonalità ad di esempio colore, se sì. Qui dietro avessi un blu particolare che voglio riprodurre anche sulle... posso addirittura vedere proprio con il contagocce sul mio programma di editing e vedere che è composto da tre colori specifici, e lì vado a segnare lì e ho lo stesso temperatura colore, cioè temperatura, la stessa tonalità di colore. Esattamente. E poi c'è il canale del bianco, adesso sto provando un attimo a modificare e a prendere un colore magari un po' più particolare, sul rosso magari, riducendo gli altri canali, ecco, tipo così. E c'è poi la rotella, il potenziometro del bianco, che fondamentalmente è quasi come se fosse una saturazione al contrario, quindi quando il bianco sta al 100% il colore è leggermente... evidente, mentre scendendo a zero la saturazione aumenta. Ok. Al massimo. Direi di passare alla nuova... Velocissimi, andiamo all'altra, che è la funzione
che permette di selezionare dei gel preselezionati che sono i più comuni, dal CTB, full, un quarto, un ottavo, CTO, quindi full orange, blu, per cambio Possiamo, temperatura colore certo, possiamo fondamentalmente. velocemente ricordare che questa funzionalità è molto adatta a coloro che stanno appunto riproducendo la classica pellicola che si mette davanti, Esatto. diciamo, sul set di un film o di un lavoro, dove però necessariamente mollette, doppio, triplo strato, cioè, Sì, ci sì. vuole molto tempo, che andiamo a riprodurre in questo modo. Tra le altre cose, se non ricordo male, c'è la possibilità di partire da una temperatura colore di base. Esattamente. Chiaramente puoi selezionare da che temperatura colore partire, quindi partire dal 3200 come siamo adesso, oppure partire da 5600, aggiungere un filtro ciano, e la differenza è evidente. È chiaro che se parti da 5600 e aggiungi un ciano, hai questo che state vedendo in camera. Se si parte da 3200 l'effetto è molto meno evidente, perché chiaramente parte Molto. da una temperatura molto più bassa, quindi. E quindi ecco, ci sono vari filtri che ti permettono velocemente, se tu già sai che vuoi usare appunto il ciano, ad esempio, non c'è bisogno che ti vai a cercare a che cosa corrisponde in termini di codice su RGB o che range devi andare a Certo, è come prendere se su prendi HSI, se già sai che c'è un filtro che vuoi, probabilmente lo puoi trovare già caricato qua. Bene. Andiamo sulla sezione effetti, se non La ricordo sezione male. effetti, aspetta, cominciamo dall'inizio perché questa è l'ultima in realtà. Attenzione effetti, comincia con U-Loop. C'è sempre, diciamo che per gli effetti, che sono tanti e ogni effetto ha molti comandi, è meglio forse Rivanno al che menu. rimandiamo a quelli del 150 perché sono esattamente gli stessi Che comandi. vi ricordiamo lo trovate sotto in descrizione, quindi mi raccomando, andatevi a vedere l'altro video che oltre a darvi una panoramica del 150 vi aiuta proprio a capire perfettamente come funziona. Perché Adesso andremo un rischia che più faremo veloci. lo stesso video identico, quindi non ha Certo. molto senso. Per chi ha già visto l'altro sarebbe una ripetizione. Quindi prima U-Loop, praticamente c'è una variazione, c'è tutto lo spettro dei colori, abbiamo detto che va da 0 a 360, scorre, tu puoi impostare la saturazione del colore, Così come stiamo vedendo, come stiamo certo. vedendo, la velocità in cui questo intervallo di colori viene coperta. Se una volta raggiunto diciamo, l'intervallo, il 360, il loop riprende da zero oppure torna indietro. E poi una cosa che forse è quella più particolare e più interessante, ti permette anche di selezionare non tutto il Un range da 0 a range, ad esempio, 360, solo dei blu o o solo dei blu, come abbiamo visto per il solo dei rossi, 150. eccetera. Comunque ecco, anche selezionare quello che possiamo chiamare un in e out, scusate, sto cambiando, un in e out del range dei colori da selezionare. Certo, e quindi fare un'oscillazione, cioè un passaggio tra tutte le tonalità di viola, ad esempio, Ad tutti le esempio, tonalità. sì. Ok. C'è Poi un'ultima cosa che ti permette su questo effetto di aggiungere, partendo diciamo da questo effetto che abbiamo visto, si può aggiungere un add-on che chiama Nanlite, che è l'effetto flash che vediamo adesso. Che poi vedremo più in uno specifico dopo, certo, quindi. esiste proprio una voce flash dedicata, però già qui. E un altro che è l'effetto Pulse. Questi sono due effetti che sono anche Riproposti poi. riproposti a parte, che però su U-Loop possiamo aggiungere. Allora andiamo avanti, perché il secondo che vediamo è Proprio. CCTP. Sì, vabbè, CCT Loop. Il principio è lo stesso di U-Loop, la differenza invece di selezionare la U, cioè che colore, che range, da 0 a 360, Certo, lavoriamo vuoi su lavorare lavori su un range di range di temperatura e colore, temperatura che colore. ricordiamo parte da 2007 e arriva a 7500. Il resto delle funzioni sono esattamente le stesse Forse dell'effetto è precedente. meno interessante perché diciamo non trovo un vero e proprio utilizzo di una cosa del genere, piuttosto che invece sull'RGB ha più sicuramente più efficace, visto che si passa da un'unità di colore a un'altra, insomma. Sì, Però interessante anche questa. può tornare utile, diciamo che forse è un po' meno immediato come effetto. Questo è l'effetto flash che dicevamo. E quali sono i parametri che possiamo usare? Possiamo usare anzitutto il parametro principale è scegliere se fare tra CCT adesso, come siamo adesso, cioè gradi Kelvin e green e magenta shift, se lavorare da questa base, oppure se lavorare su
Hue Saturation Intensity, cioè sui colori fondamentalmente, se usare temperatura colore sì, o come, RGB. Come prima, insomma, possiamo... Esatto. E partiamo da CCT, quindi quali sono i parametri oltre alla temperatura colore e alla tinta che possiamo correggere? I parametri che si possono selezionare e modificare sono l'intervallo, cioè la durata dell'effetto tra una sflashata, diciamo, e l'altra, e quanto la sflashata vera e propria dura. Quindi okay. Se noi mettiamo, faccio un esempio, questo perché è chiarissimo, se riesco a scendere, ecco, che la sflashata deve durare l'1% dei 2 secondi. Ecco, infatti vediamo che è molto più corta, che è poi il classico effetto che fa un flash. Esatto. Passerei oltre. Andiamo all'effetto successivo, che è l'effetto pulse. Si può sempre scegliere tra CCT e color, chiamiamola così. Mm-hmm. E si può scegliere il colore selezionando un numero da 0 a 360. La saturazione, nel caso di HSI, e quante pulsazioni al minuto. Bene. Quindi diciamo che l'effetto è questo che vediamo e si può scegliere tra colore e temperatura colore. Good. L'effetto successivo è l'effetto lampi. Ok. Allora, ci sono 2 modalità principali. Una random, che è quella che vediamo, cioè si impostano alcuni parametri che sono la durata, quanti... Sfresciate. Sì, quanti lampi ci devono essere all'interno di quell'intervallo di tempo. E poi automaticamente il Nanlite Mix Panel 60 esercita. Va, cioè tu dici che deve avere tra 5 e 10 lampi nell'arco di 2 secondi, certo, per 10 secondi, cose, certo, così. E puoi selezionare la temperatura colore. Modalità manuale che ti permette invece di selezionare quanti lampi, la temperatura colore e la velocità dei lampi, diciamo così. Ma farli partire nel momento in cui serve. Esatto, farli partire manualmente nel momento in cui la scena lo richiede, quindi adesso io... esatto. Al momento ricordiamo, Giulio, ricordiamo che per vedere questo tipo di effetto, sì, abbiamo realizzato un video che lasciamo anch'esso in descrizione, che ripropone appunto il Forza 300, e quindi abbiamo fatto vedere questo, sì, tipo di effetti su quel video. Sì. Laddove vi dovesse interessare potete andare tranquillamente sul video stesso e vederlo lì. Poi l'effetto successivo è l'effetto macchina della polizia. Ci sono 2 parametri che sono quelli dei colori, cioè solamente blu, rosso e blu. Certo, scegliamo il tipo di polizia che ci viene, esatto, a cercare. Esattamente. E la frequenza, anche, cioè il ritmo dell'emissione della luce. Ok, molto carino. Chiaramente limitato all'utilizzo di una cosa del genere, però molto carino. E l'effetto successivo, se mi ricordo qua, ok. L'effetto televisione. Questo forse è uno dei più comuni alla fine che si può usare di questi effetti. Ed è ben fatto perché ti permette di scegliere la temperatura colore, ti permette di scegliere la velocità con cui c'è questa variazione di intensità e l'intensità proprio di potenza di output, in modo che tu riesci anche a esporre in base all'illuminazione, certo, della scena, quindi non è necessariamente al 100%, ma puoi scegliere anche di come in questo abbiamo... caso, per esempio il range dava da 22 a 32, era impostato così. Anche di questo abbiamo creato l'effetto sul video, sì, del 300, quindi si può capire. Effetto successivo, effetto paparazzi, che cioè è la splashata classica che si ha, esatto, che è abbastanza diretto, cioè ci sono pochi parametri, ma anche perché alla fine deve essere una serie di flash, così si può scegliere la temperatura colore e la velocità, l'effetto, direi che, devo dire che questo, assolutamente... visto da questo lato, è veramente però efficace. Candle fire, effetto candela o effetto camino o come si chiama, falò. Quindi i comandi di questo effetto permettono di aggiungere o togliere il rosso e lavorare sulla saturazione e la velocità della fiamma, chiamiamola, mm-hmm, così, che sia di candela, certo, cambia o... Anche qui c'è un range di dimmer che ti permette di esporre in base alle esigenze che hai. Vabbè, andiamo avanti. Poi l'altro effetto è l'effetto discoteca, in cui puoi scegliere quanti colori, che saturazione e che velocità, mm-hmm, diciamo, questa variazione, questo ciclo di colori deve avere.
E come effetti sono finiti. Il tasto successivo è quello dei preset che ti permette di salvare e quindi richiamare. Ti tolgo questo effetto un attimo Grazie. perché e mettiamo hard light così. Dicevo, i preset che ti permettono di salvare e quindi richiamare velocemente ogni tipo Di di impostazione che abbiamo. impostazione che tu già hai usato in passato e che quindi ti permette di ricreare una scena anche in seguito. Certo. E diciamo che con tutti questi effetti, tutti questi parametri, è facile sbagliarsi, quindi salvare i preset è un'ottima cosa. Per questa cosa c'è anche un altro tasto che è il tasto lock. Questo tasto lock è molto utile perché con tutti questi È parametri, possibile per errore, certo, inavvertitamente, fare qualche cambiare. modifica e quindi Il direttore della fotografia poi si incavola, se insomma, e ne quindi. accorge. Allora, Ok. poi quindi adesso sblocchiamo e poi c'è il menu e andiamo velocemente a vedere. Queste sono più delle impostazioni, diciamo, di setup, di funzionamento più che di, anzi, di effetti proprio no. C'è quello che abbiamo visto, la modalità di funzionamento del pannello che va da silent mode a boost mode, quindi Ok. rumorosità, anzi, diciamo, silenziosità della Del ventola. pannello, cioè del Sì, sistema. poi c'è la possibilità di ruotare lo schermo nel caso avessimo il pannello Giriamo il. sottosopra appeso o in altre situazioni in cui Magari al è comodo. contrario è comodo invertire il pannello. Abbiamo la terza voce che è la velocità del display del mix panel che permette di andare da 1 a 3, quindi se non è necessario è meglio stare bassi, si risparmia batteria. E vabbè, adesso teniamo la 3 per la camera più visibile. Poi c'è ovviamente questi Nanlite, non solo i mix panel ma anche altri LED hanno possibilità di lavorare in DMX con una console o in remoto tramite applicazione con un accessorio che è praticamente un wifi, un accessorio wifi che permette di comandare le luci anche da un'applicazione del telefono. Infatti sotto abbiamo le connessioni in out Esatto. e proprio per passare e collegare più pannelli, nonché abbiamo, perché visto che non l'abbiamo detto prima, il tasto di accensione e la porta La porta USB USB per. necessaria all'aggiornamento del firmware che può essere molto utile perché come vedete è un vero e Le proprio funzioni sono computer. molte, quindi chissà, potrebbero esserci novità. E l'altra funzione che segue è quella che permette di accendere o spegnere l'illuminazione dei tasti, quindi per rendere visibile i tasti proprio funzione del menu. La lingua e il reset, E la la versione del versione, quindi firmware. diciamo questo è il menu Allora, completo. C'è nel display anche una spia che ti dice la carica della batteria che sta usando, che è molto comoda. Allora, diciamo che per chiudere un po' questa panoramica che abbiamo fatto su questo LED, io credo che sia un LED utile e utilizzabile da tutti i videomaker barra filmmaker, sia sul set quindi da film, spot e quant'altro. Cioè, il discorso è che in un pannello, tutto sommato, dal prezzo veramente vantaggioso, se pensiamo a quello che dà a disposizione, dalle enormi potenzialità che lo stesso ha, abbiamo veramente uno strumento professionale a un costo sicuramente più umano, tra virgolette. Altra cosa interessantissima è quella della possibilità di utilizzare delle batterie classiche Vmont a un voltaggio, diciamo, standard e quindi la possibilità di utilizzarlo anche velocissimamente con già le batterie che abbiamo a disposizione. E che altro? Il pannello è molto semplice dall'utilizzo come avete visto, ma soprattutto è dotato sia nella serie dal 150 che nel 60, è dotato di una custodia ben rifinita, già Sì. compresa diciamo nel pacchetto, che vi consente appunto di trasportarlo facilmente. È dotata chiaramente di alimentazione e che altro, Giulio? No, quello che si può dire è che dal punto di vista della costruzione anche è Molto molto rifinita rifinita e nonostante e tutte robusta. queste dimensioni, che anche per essere quasi un terzo, diciamo, di potenza del 150 consente di avere comunque una superficie, perché una cosa importante oltre all'output è anche quanto è grande. Può Certo, sembrare il contrario, cioè più piccolo e più comodo. In realtà la superficie da cui parte la luce permette di avere una luce più morbida. E quindi miglior anche diffusa. se è più debole, diciamo, come intensità rispetto al 150, non è molto più piccolo. Quindi è una cosa Assolutamente. buona.
E nonostante questo mi sembra abbastanza leggero e comodo da usare, È insomma. dotato oltretutto Ha di queste maniglie che sono di comode. maniglie per, appunto, per essere preso e portato velocemente sul set anche a seguire la scena. Dotato anche delle alette di indirizzamento della luce che sono abbastanza grandi e soprattutto hanno una frizione molto interessante, cosa che spesso e volentieri su prodotti un po' più di bassa qualità notiamo che subito si cominciano a allentare, eccetera. Qui abbiamo una. Alette che si possono anche rimuovere nel caso non Tra le altre fosse. cose, e C'è un c'è un accessorio, il accessorio che classico se softbox, è volete, comunque sempre assolutamente, c'è cioè il importante. softbox, accessorio opzionale, che però può essere montato velocissimamente direttamente sul supporto, anche volendo senza togliere le alette, perché le stesse possono essere adattate. E poi abbiamo l'annido d'ape, Giulio, Sì, giusto? è il nido d'ape che prende praticamente il classico grid che si mette sui softbox, che serve per ridurre il raggio di illuminazione del pannello in questo caso, quindi per indirizzare la luce un po' di più. Va bene, io chiuderei qui. Vi ricordo che laddove voleste approfondire questa tematica, in particolare riguardo a quello che è il menu, potete tranquillamente andare qui in descrizione. Vi lasciamo il fratello maggiore, quindi il 150, e trovate il link, vi potete vedere meglio il tutto. Se avete delle domande, chiaramente siamo a vostra completa disposizione, potete scrivere sotto il video stesso, e se vi è piaciuto oltretutto questo contenuto, lasciate un like, ci fa sempre molto piacere. Io vi lascio insieme a Giulio, così come abbiamo cominciato, con due note.